Ciao amici dal Doc, oggi parliamo di un bellissimo articolo che ho scritto, ma adesso vi faccio il video. Come ripristinare versioni precedenti di file e cartelle in Windows 10. Praticamente, perché faccio questo? Vengo in aiuto a tutte quelle persone che hanno modificato all'interno del proprio file, delle cartelle, ad esempio documenti, immagini. O anche magari i file che abbiamo sul desktop, salvo poi accorgersi che, come dire, sono state fatte delle modifiche, errori madornali e bisogna tornare indietro a una versione precedente di un file, ovvero quella priva delle ultime modifiche che sono state effettuate. Allora, una cosa, se noi cioè se noi premiamo, diciamo, facciamo un insieme, premiamo Ctrl Z. Voi tornate indietro nel documento rimuovendo le ultime modifiche effettuate. Ovviamente questo non sempre funziona, soprattutto non funziona mai se avete salvato il documento. Voi nel momento che salvate un documento non potete più tornare indietro. Ecco, premendo Ctrl Z ovviamente, non seguendo queste bellissime istruzioni che da qui a poco vi farò vedere. Forse non sapete, ed è il motivo di questo mio video articolo, che con pochi clic del mouse potete tornare indietro alla versione precedente di un file grazie a una funzione che è stata implementata negli ultimi anni col sistema operativo Windows dall'8, ma anche successivamente nel 10 è stato un po' migliorato, che si chiama cronologia file. Questo strumento, diciamo, o meglio, pardon, attivando cronologia file, che è quasi uno scioglilingua, potrete recuperare i vostri file utilizzando il famoso Esplora File. E questo appunto poi dopo vi darà una mano a recuperare i file, non solo che avete modificato e appunto volete tornare indietro, ma anche quelli che per sfighe varie sono stati danneggiati oppure persi. Attenzione, tutto quello che vi andrò a dire adesso vale, come dire, va attivato prima che venga fatto il danno. Se sei venuto su questo video perché hai fatto il danno, ma non hai attivato cronologia file, e adesso vi spiego come fare, non riesci a recuperare ovviamente il backup, perché il backup non è attivo. Quindi adesso torniamo a noi, vi faccio vedere come abilitare cronologia file in modo che poi potete recuperare il vostro file desiderato. E inoltre, se fate varie modifiche al file, potrete anche scegliere quale versione volete. Magari non volete la versione di ieri, ma di 3 giorni fa, la trovate. E adesso vediamo come abilitare cronologia file, perché come vi dicevo prima in Windows 10 è disattivato di default. Allora, dunque, la prima cosa da fare però è collegare al computer una chiavetta USB. In questo momento non riesco a farvela vedere perché l'ho già messa nel computer, ma comunque prendete una chiavetta e la mettete, la buttate dentro il computer. Può anche essere un hard disk esterno o anche una cartella di rete. Allora, dovete premere qua sul tasto Start in basso a sinistra e poi dopo andate. E poi andate su aggiornamento e sicurezza. Quando arrivate in questa bellissima schermata qua, andate su backup. Premete qua, vedete? In questo caso, vedete, io ho come dire, una voce impostata su disattivato. Per questo perché ho fatto prima un test col backup. In realtà molti di voi qua leggeranno aggiungi una unità. Ci premete sopra e poi dopo fate in modo, come dire, di selezionare la vostra chiavetta esterna. Quindi attiviamo e poi premete su altre opzioni. Questo è importante, altre opzioni. Qua vi dice un po' di informazioni sul backup. In particolare vi dice ogni quanto verrà fatto il backup sulla chiavetta, quindi le cartelle che direte di copiare verranno messe sulla cartella e per quanto tempo devono essere conservati i backup. Qua potete mettere tutti i backup, cioè tutte le cartelle che volete sotto backup. In sostanza significa che se cancellate un file o lo modificate, i file che sono all'interno delle cartelle che indicherete qua,
come dire, saranno copiati comunque sempre sul disco esterno. Ovviamente non state a mettere tutte le cartelle, mettete solo quelle che vi interessano, perché altrimenti vi viene un backup, cioè vi serve davvero un disco estremamente capiente. E in questo caso, nel mio esempio, ho messo il desktop, ma giusto perché così più tardi vi farò vedere qualcosa. La prima volta qua vi farà vedere una sfilarata di cartelle. Io vi consiglio di rimuoverle tutte e lasciare solo quelle che vi interessano. Potete premere su esegui backup ora. Significa che da questo momento ogni successiva revisione che verrà fatta ai file del vostro computer saranno disponibili all'interno della cronologia backup. E ora la domanda che tutti si pongono: come ripristinare un file a una vecchia versione? Allora, dunque, questo è il file che ho sul desktop, quindi come avete visto prima l'avevo messo sotto backup il desktop. Se uno fa tasto destro proprietà e va all'interno di versioni precedenti, vedrà tutti i vecchi backup. Allora, andiamo un po' a vedere com'è il file adesso. È un file di testo stupidissimo. Siamo over the top, ma questo siamo sempre al top, lo sapete bene. Ciao a tutti, questo è il messaggio finale che è sbagliatissimo, voglio tornare indietro. Questo è il testo di questo bellissimo file di testo. Se andiamo a vedere ad esempio la vecchia versione precedente, facciamolo che ci faccio un clic. Premiamo su apri per aprirlo. Vedete? Manca tutto il testo prima perché era un salvataggio del cavolo che avevo fatto l'altro giorno. Quindi avete visto? Siamo tornati indietro alla versione di alcuni giorni fa. Potete quindi o aprirlo, leggere il messaggio, farlo dove desiderate, oppure fate direttamente un ripristina. Ripristina va a sostituire il file che avete sul desktop, o ripristina in e andate a selezionare poi successivamente in quale cartella salvare il file. Un appunto importante: cronologia file aggiunge 26 caratteri al nome file durante il backup. In sostanza, considerando che la lunghezza massima del percorso dove viene eseguito il backup è 210 caratteri, inclusi questi 26, qualsiasi file con una lunghezza del percorso di 185 o più caratteri non, come dire, verrà escluso dal backup. Carissimi, vi saluto, spero di avervi fatto un po' una cultura su come attivare questa funzionalità in Windows e ci sentiamo al prossimo video. Ciao dal Doc!